Prefetto, una giornata importante che vede in prima linea anche la Polizia di Stato per dire no alla violenza alle donne, ma soprattutto per invitare le donne a uscire dal silenzio, a farsi avanti, anche quando magari non ci sono ancora vere e proprie violenze fisiche, ma segnali che possono essere pericolosi, è così? Sì, è una giornata importantissima, è una giornata che naturalmente si svolge un po' in tutte le città d'Italia, in cui sicuramente va valorizzato il lavoro che si sta facendo sul territorio da parte di tante reti, da una rete associativa fatta da tanti anche volontari che si spendono. Quello però che è significativo e che in questo momento vuole sottolineare è l'impegno in particolare della Polizia di Stato, che anche attraverso questi gazebo informativi cerca di diffondere un messaggio di invito alle donne, soprattutto ad uscire fuori dal chiuso delle mura domestiche, denunciare atteggiamenti, anche i sintomi di atteggiamenti che potrebbero nascondere problematiche grosse all'interno della famiglia, soprattutto in un momento in cui purtroppo le famiglie sono diventate anche abbastanza piccole. Cioè non si trovano all'interno della famiglia delle persone a cui poter confidare momenti difficili, situazioni critiche, quindi si sente il bisogno di andare all'esterno. E la cosa più importante è trovare dall'altra parte delle persone oggi formate, preparate, come sono nella Polizia di Stato, che sta svolgendo un'attività ad hoc, ha formato il proprio personale proprio per essere pronto a recepire anche quei passaggi che potrebbero passare inosservati. Quindi un plauso, ecco, a un'iniziativa voluta dal Ministero dell'Interno, affidata giustamente alla Polizia di Stato, in maniera tale che si abbia anche una forma di fiducia nei confronti anche di una persona che indossa l'uniforme, non la si veda come un momento di repressione, ma come un momento di accoglienza, di disponibilità all'ascolto e di comprensione di quei fenomeni, ripeto, che possono svilupparsi in maniera abnorme, in maniera violenta.